Bene, buongiorno a tutti. Grazie per la vostra presenza. So che siamo in tanti collegati. Oggi presentiamo i dati di un'indagine conoscitiva che è stata svolta sull'impatto della pandemia da Covid-19 sulla vita lavorativa delle donne, sulla loro salute fisica e psichica e anche sull'utilizzo della tecnologia. Io ringrazio i giornalisti che sono collegati. E ho il piacere di dare intanto il benvenuto ai partecipanti a questa conferenza stampa. Quindi con grande piacere introduco l'ingegnere Elena Bottinelli, amministratore delegato dell'Ospedale San Raffaele e del Galeazzi di Milano, la dottoressa Elena Ripamonti, fondatrice e amministratore delegato di Elma Research, la dottoressa Gianna Martinengo, fondatrice e amministratore delegato di Leader KTS, nonché presidente di Women Technologies, il professor Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e il dottor Ovidio Brignoli, vicepresidente della SIMG. Questo evento di oggi, diciamo, nasce da una partnership tra Fondazione Onda, Elma Research e Didel. Un saluto anche alla dottoressa Sara Carloni che ci presenterà poi i dati. Una piccola premessa: questa pandemia ha provocato sulle donne un impatto molto pesante. Parliamo di un impatto a livello fisico, un impatto a livello psichico, a livello sociale ed economico. Diciamo che a livello fisico, se si pensava all'inizio che le donne fossero meno colpite, diciamo, da questa pandemia, poi in verità il dato complessivo dal febbraio 2009 al 7 aprile del 2021 ha messo in evidenza un numero di casi leggermente superiore nelle donne. A livello psichico, sappiamo quanto già la depressione che riguarda in particolare le donne, no? Su 3 milioni di persone colpite nel nostro paese, 2 milioni sono donne. Nonché l'ansia, ecco, sono aumentate durante questo periodo. Per non parlare poi del livello professionale, quindi c'è stato un peggioramento della situazione occupazionale, già partivamo in situazione, come dire, svantaggiata, ma certo che i dati a fine anno hanno dimostrato che il divario occupazionale è ulteriormente aumentato e ci ha posto un po' fanalino di coda subito davanti alla Grecia. Per non parlare poi della violenza domestica che ha avuto, come dire, questi lockdown hanno avuto un impatto pesantissimo. Quindi la salute, la promozione della salute di genere è un po' nella mission della nostra fondazione, no? Viene promossa attraverso un'attività istituzionale con il coinvolgimento delle parlamentari delle due commissioni, igiene e sanità del Senato e affari sociali della Camera, ma poi viene promossa a livello ospedaliero con i bollini rosa, questo riconoscimento attribuito agli ospedali attenti in particolare alla salute delle donne ricoverate, poi in ambito anche sociosanitario con i bollini rosa argento, riconoscimento che viene attribuito alle RSA, che sono state tra l'altro in questo periodo, come dire, ahimè, le grandi protagoniste, per l'umanizzazione delle cure. Ma io entrerei subito nel vivo, passando la parola a Sara Carloni, che ci presenterà i dati di questa indagine. Sara, a te. Grazie, dottoressa. Aspetti che vedo ancora. Ok, le sue slide. Eccoci. In occasione della festa dei lavoratori abbiamo deciso di effettuare una ricerca, come diceva la dottoressa, volta a comprendere l'impatto dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 sulla vita delle lavoratrici, rilevandone quindi l'impatto su diverse sfere della vita delle donne, vita lavorativa, aspetto economico, salute fisica e psichica e il ruolo anche della tecnologia in questo periodo. Attraverso la somministrazione di un questionario online, nel mese di aprile di quest'anno abbiamo intervistato 609 donne, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, che prima dell'emergenza sanitaria svolgessero un'attività lavorativa. Le donne sono state reperite capillarmente nel territorio italiano, in modo rappresentativo della distribuzione della popolazione, hanno un'età media di 39 anni, un titolo di studio
piuttosto elevato, nel 58% dei casi sono madri. Il 53% delle donne che abbiamo intervistato ha avuto un'esperienza di Covid. In particolare, il 14% lo ha contratto personalmente e nel 39% dei casi la patologia ha colpito un altro significativo, una persona vicina. Ma veniamo all'attività lavorativa di queste donne che abbiamo intervistato. Prima dell'emergenza Covid, abbiamo detto, tutte svolgevano un'attività lavorativa, la maggior parte delle donne svolgeva un'attività lavorativa con un contratto, soprattutto a tempo indeterminato, il 9% erano lavoratrici autonome e il 5% lavoratrici senza un regolare contratto. La ricerca ha voluto includere professioniste attive in diversi settori lavorativi, il che ci ha permesso di analizzare i dati anche in relazione al profilo professionale e al settore lavorativo delle donne. Ecco, da un punto di vista professionale vediamo sicuramente che l'emergenza sanitaria ha impattato sul mondo del lavoro femminile. Seppure le modifiche radicali alla posizione lavorativa siano state piuttosto marginali, nel senso che ha perso o lasciato il lavoro il 6% delle donne intervistate e il 9% lo ha cambiato, al contrario sono stati davvero molto diffusi e svariati i provvedimenti di riorganizzazione strutturale prolungata delle attività, che hanno riguardato il 63% delle donne. In primis lo smart working, ma anche provvedimenti quali la riduzione oraria dell'attività, la cassa integrazione, l'interruzione momentanea dell'attività, quindi davvero tanti provvedimenti riorganizzativi. Queste modifiche si sono tradotte inevitabilmente a livello di percepito e di vissuto in una spaccatura del campione intervistato, che ha visto da un lato lavoratrici che attribuiscono all'emergenza sanitaria un impatto molto negativo sulla vita lavorativa. Il 33% delle donne, infatti, dichiara che ci sia stato un impatto negativo sulla propria vita lavorativa in questo periodo. E sono soprattutto le lavoratrici dei settori che hanno subito chiusure continuative, chiusure intermittenti, quindi turismo, ristorazione, sport e commercio al dettaglio, o le donne che hanno avuto modifiche prolungate della propria attività, quindi cassa integrazione per oltre 3 mesi, riduzione oraria, modifiche della mansione. Quindi spesso anche con un impatto economico importante. Dall'altro lato abbiamo il 31% delle donne che invece ritiene che questo periodo abbia portato a miglioramenti significativi nella propria vita lavorativa. Sono in primis le donne più tutelate, con un contratto magari a tempo indeterminato, e sono prevalentemente le donne passate allo smart working. Percorrendo gli aspetti positivi del nuovo scenario lavorativo, vediamo che sono diversi i benefici riconosciuti dalle lavoratrici. In primis, il 54% delle donne intervistate ritiene che il nuovo scenario abbia insegnato un nuovo mondo di lavorare, che sicuramente è un punto di partenza da cui imparare per il futuro. Il 50% delle donne dichiara inoltre di aver imparato a usare nuove tecnologie, nuovi strumenti di lavoro, quindi di essere cresciuta in qualche modo professionalmente. Il 45% delle donne inoltre ha potuto beneficiare di un migliore work-life balance, quindi è riuscita a conciliare meglio il lavoro con altri aspetti della propria vita. Ma allo stesso tempo sono riconosciute anche diverse criticità che hanno investito i setting lavorativi a causa dell'emergenza. Oltre al senso di scarsa sicurezza sanitaria, che è vissuto prevalentemente da quelle donne che lavorano a contatto con il pubblico, emerge anche un senso di incertezza per il futuro, un senso di precariato, avvertito dal 46% delle intervistate, che chiaramente sale molto fra le donne che non hanno un contratto stabile e fra le donne che operano nei settori più a rischio di chiusure intermittenti o continuative. Il 40% delle donne, inoltre, sente di non riuscire a valorizzare le proprie potenzialità professionali come potrebbe fare in altre condizioni. È molto interessante notare come questa percentuale salga molto al 55% fra le donne attive nell'istruzione che hanno stravolto il proprio modo di lavorare. Gli innumerevoli cambiamenti imposti dall'emergenza hanno portato il 39% delle lavoratrici a soffrire di difficoltà economiche importanti, che hanno toccato soprattutto le lavoratrici contrattualmente meno tutelate. Le donne che hanno perso, cambiato il posto di lavoro, quelle che hanno subito riduzioni o sospensioni dell'attività e in percentuale maggiore sono state registrate al centro-sud Italia. Le difficoltà economiche imposte da questo periodo si sono rivelate fondamentali nel determinare
vissuti negativi e nell'ostacolare un'efficace strategia di resilienza per far fronte a questo periodo. In effetti, il 38% delle donne che ha avuto più problemi economici vive l'emergenza in modo molto più negativo, come periodo terribile che si sta affrontando con grande difficoltà e da cui è difficile emergere. Di contro, il 42% delle donne che invece riferisce meno problemi economici afferma che, nonostante la negatività del periodo che è indubbia, ci siano stati anche aspetti positivi, apprezzabili. Quindi sicuramente l'impatto economico ha determinato vissuti diversi per queste donne. Anche la salute psichica è un'area che ha molto risentito dell'emergenza sanitaria. Infatti l'85% delle donne ha sofferto di almeno un disturbo psichico per un periodo prolungato, quindi superiore ai 15 giorni. E questi sintomi aumentano notevolmente fra le donne che hanno riferito di aver vissuto difficoltà economiche importanti. E i disturbi psichici sono di diversa natura, vanno dai disturbi del sonno, alla mancanza di energia e di voglia di fare, alla tendenza ricorrente alla tristezza, al pianto, agli sbalzi di umore, a pensieri negativi frequenti e molto ricorrenti, alle paure, alla bassa autostima, insomma, sono davvero svariati e molto importanti nella vita delle donne. Il 61% delle donne che ha sofferto di almeno un disturbo psichico per un periodo prolungato ha fatto ricorso a dei rimedi per cercare di farvi fronte. Il 46% delle donne ha ricorso a rimedi naturali o omeopatici, il 27% è ricorso a farmaci sia da banco sia da prescrizione medica e il 12% si è affidata ad una terapia psicologica o individuale o di gruppo. Ecco, l'emergenza sanitaria ha impattato anche sulla salute fisica delle donne, oltre che direttamente, come abbiamo visto, anche indirettamente. Infatti, il 76% delle intervistate in qualche modo ha trascurato la propria salute fisica, soprattutto rinunciando agli screening preventivi, alle visite di controllo. E un dato molto significativo è che questa percentuale sale all'86% fra le donne che hanno dichiarato di soffrire di una patologia cronica. A supporto della salute è sicuramente scesa in campo in qualche modo la tecnologia, di cui tutte le intervistate hanno fatto un qualche uso, utilizzando almeno un'app o un servizio a supporto della salute, soprattutto per prenotare visite e esami, per ritirare referti, per fare sport. E sono le donne under 35, quelle che più hanno fatto ricorso alla tecnologia per la salute. Ma il contributo della tecnologia nel periodo di emergenza è stato ampio anche al di fuori dell'ambito della salute. E è un apporto che è stato molto valorizzato dalle donne lavoratrici, sotto diversi punti di vista. Il 73% delle donne, infatti, rileva quanto la tecnologia sia stata fondamentale per poter continuare a lavorare, quindi dal punto di vista professionale. Il 69% afferma che sia stata cruciale per mantenere relazioni soddisfacenti con amici e parenti. E il 61% ne riconosce una grande potenzialità per la formazione e per l'istruzione. Questa percentuale sale tra le donne dell'istruzione, che quindi mostrano fiducia nella tecnologia per continuare a fare il proprio lavoro. Ecco, per concludere vorremmo fare un bilancio e capire quindi come le donne hanno vissuto questo periodo. Un periodo, abbiamo visto, di luci e ombre, che mostra ancora una volta un campione che va a spaccarsi. Nel senso che, se è vero che nel complesso le intervistate abbiano manifestato un buon livello di resilienza nell'affrontare queste emergenze, è vero anche che il campione mostra due polarità. Il 33% delle donne, nonostante la negatività del periodo, ne ha potuto apprezzare aspetti positivi. Di nuovo, in particolare le smart workers, che hanno tratto vantaggi lavorativi senza risentire di particolari condizioni peggiorative, importanti o permanenti. Ma c'è anche un 22% delle intervistate che invece vive questo periodo come terribile, un periodo difficilissimo da affrontare, da superare. Si tratta di donne che vivono più spesso al centro-sud e che di fatto hanno incontrato più difficoltà in questa fase, di vita rispetto alle altre. Infatti, hanno più esperienza personale di Covid. Dal punto di vista lavorativo, hanno vista stravolta la propria condizione, con modifiche irreversibili o significative dell'attività professionale.
il cambiamento del posto, la cassa integrazione, la perdita del lavoro, la chiusura intermittente o continuativa dell'attività, o sono donne che hanno dovuto totalmente cambiare approccio alla propria professione. E in questo gruppo rientrano spesso le insegnanti, che quindi hanno dovuto rivoluzionare il loro modo di procedere, di lavorare. Sono inoltre donne che hanno avuto difficoltà economiche più importanti e hanno vissuto questo periodo anche con meno supporto familiare, con più difficoltà logistiche, con più rinunce in diverse sfere della propria vita. Quindi sicuramente questa fase, così vissuta ha generato un senso di sfiducia, di stress emotivo molto forte. Tant'è che il 96% di queste donne riferisce di aver manifestato dei disturbi psichici e di aver fatto più ricorso delle altre a rimedi e terapie di supporto. Insomma, un periodo che ha sicuramente stravolto la vita di tutti, la vita delle lavoratrici, che tanto di negativo ha lasciato, ma che qualcosa forse speriamo ha anche insegnato. Grazie. Grazie Sara, sono dei dati a mio parere veramente molto molto interessanti, dovremmo avere ore e ore per commentarli perché siamo andati a esplorare veramente tanti, tanti aspetti, no? Però dobbiamo essere un po' più stringati, per cui io nel commentare i dati inizierei questa tavola rotonda, questo giro di domande, inizierei con l'ingegner Bottinelli. Allora, noi sappiamo che San Raffaele ha ricoverato parecchie donne, diciamo, colpite da Covid e tante sono state dimesse. Sappiamo che avete attivato un ambulatorio per il follow-up, no? Che segue tutte le pazienti, i pazienti dimessi dopo il Covid. E quello che volevamo chiedere a lei è qual è stato l'impatto della pandemia sulle donne dimesse? Ci sono state delle differenze di genere? Grazie, grazie per l'opportunità. Sicuramente è un tema su cui ci siamo dedicati per cercare di capire effettivamente l'impatto che la pandemia ha avuto sui dimessi e qual è lo strascico di cronicità che ci troveremo a gestire nei prossimi anni. Quindi abbiamo istituito questo ambulatorio che abbiamo chiamato ambulatorio di follow-up con la previsione di visite a 1, 3 e 6 mesi post-dimissione, in cui un team multidisciplinare composto da internisti, nutrizionisti e cardiologi effettuano una serie di valutazioni ai pazienti con anche uno screening ecografico polmonare e una valutazione psichiatrica e counseling psicologico. Cosa è emerso? Abbiamo esaminato nella fattispecie i dati dei dimessi della prima ondata, che quindi hanno già superato i 6 mesi di follow-up, con una partecipazione al follow-up del 59% dei dimessi. Quindi su 900 dimessi, il 59% è stato seguito fino a 6 mesi. Quello che abbiamo esaminato è proprio una differenza di genere, quindi per quanto riguarda il primo mese alla dimissione abbiamo un'incidenza del disturbo da stress post-traumatico che incide per il 62% nelle donne rispetto a un 29% degli uomini. L'ansia, che incide per il 58% nelle donne contro un 27% degli uomini, e l'insonnia, che incide per il 59% nelle donne rispetto al 32% degli uomini. Alcuni di questi indicatori migliorano nei 3 mesi, ma poi si stabilizzano. Quindi la situazione che abbiamo a 6 mesi è ancora molto critica, nel senso che abbiamo ancora un 49% di donne con disturbo da stress post-traumatico rispetto al 26% degli uomini, un'ansia che incide ancora per il 48% rispetto al 27% degli uomini e l'insonnia che incide per il 41% rispetto al 25% degli uomini. Con anche una persistenza a 6 mesi di difficoltà respiratorie a riposo, quindi la dispnea, che per le donne è rilevata da moderata a severa per un 32% dei casi rispetto a un 13% degli uomini, con conseguenza anche valutazione negativa del test cammino dei 6 minuti. Quindi, quali sono le considerazioni? Ovviamente più
si analizzano i dati, più c'è la possibilità di capire come intervenire. Quindi come intervenire sia dal punto di vista farmacologico, e questa ovviamente è la buona notizia, sia dal punto di vista anche di come seguire questi pazienti nel tempo. E qui ci viene in aiuto la tecnologia di cui abbiamo già accennato. Abbiamo lavorato molto sui temi di telemedicina in questi mesi di pandemia, e quindi la telemedicina può essere uno strumento assolutamente valido anche per seguire nel tempo queste persone. E considerando che ovviamente il nostro ambulatorio non vuole essere aperto solo ai nostri dimessi, ma vuole essere comunque un servizio aperto sul territorio, tanto che lo abbiamo ampliato anche e connesso ai medici di base proprio per avere e dare una risposta al territorio e alle donne in generale. Grazie dell'opportunità. Grazie Elena, grazie mille. Beh, è molto interessante, interessante il tema della tecnologia anche in aiuto, e questo ci consente di entrare nel vivo e di dare la parola alla dottoressa Martinengo. Abbiamo visto che il 50%, Gianna non ti vedo, ci sei, il 50% delle donne ha imparato l'utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti di lavoro. Diciamo che in questi mesi, come dire, è cambiato il mondo, no? Spazio e tempo si sono ridotti, la tecnologia ha consentito all'interno, per esempio, della RSA di poter rimanere in contatto con i parenti da parte di questi pazienti anziani, ha consentito agli studenti di seguire le lezioni. Insomma, un grande cambiamento. E tra l'altro, abbiamo appena saputo che il piano di resilienza, di ripresa e resilienza, riguarda la digitalizzazione in maniera forte, no? Sono stati stanziati un sacco di fondi, quindi Gianna, a te la parola. Beh, grazie, grazie molte Francesca, grazie per questo invito. È evidente che parlare oggi di tecnologie, dopo, considerando che non siamo più tra esperti del settore, tra specialisti, ma siamo sempre di più tra persone che ormai hanno fatto l'esperienza diretta della tecnologia. E siccome sappiamo benissimo che tutto ciò che è innovativo, per quel che riguarda l'innovazione, si impara, diciamo che si capisce vedendo e si impara facendo. Ora, il mio tentativo oggi è quello di spostare un po' l'attenzione su tutta la tecnologia, partendo da un'analisi piuttosto, secondo me, innovativa. E l'analisi che voglio fare è proprio quella di partire dalla considerazione che la trasformazione digitale deve essere vista da un punto di vista dello spazio, ovviamente anche dei tempi, che non solo si sono dilatati, accorciati, ma anche dilatati. Perché è importante parlare di spazio? Perché ormai sempre di più lavoriamo e operiamo in quelle che chiamiamo le smart cities. E porto l'esperienza dell'importanza che ho sempre dato alle persone all'interno delle smart cities, e partendo proprio da questa visione che vede un concetto fondamentale, che è quello dell'avere centralizzato la persona rispetto a tutta la grande innovazione tecnologica alla quale stiamo assistendo da un bel po' di anni ormai. Ora, partiamo nella considerazione dello spazio geografico, che è ormai davanti ai nostri occhi. Il fatto di poter lavorare a distanza, insegnare a distanza, l'hai ricordato tu. Ma la cosa interessante è che oggi vivere in una smart city significa prevalentemente offrire dei servizi innovativi a beneficio dei cittadini, della comunità, di aziende, e noi dobbiamo veramente considerare che le tecnologie digitali possono aiutare una città a muoversi meglio, a usare risorse naturali in un modo più efficiente e fondamentalmente tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Anche lo spazio fisico ha subito uno stravolgimento, perché sempre di più i decisori si pongono il tema, ed è necessario farlo, di come valorizzare il patrimonio costruito, di come rigenerare edifici e quartieri, di come interpretare tutte le istanze dell'housing sociale per creare inclusione, impatto sociale e crescita. Ma la cosa
interessante che oggi abbiamo sperimentato tutti in questo periodo, in questo anno, lungo anno, l'importanza anche dello spazio delle nostre case, no? Dove non tutti hanno avuto la possibilità di lavorare, studiare e comunicare in modo agevole, quindi aumentando il divario anche da questo punto di vista. Per quel che riguarda il lavoro, quello che io chiamo lavoro da remoto, l'esperienza non è certo nuova, perché parlavamo di working già intorno al 2010 e prima ancora di telelavoro. Bene, ma la cosa interessante è considerare l'impatto che le tecnologie hanno sullo spazio sociale, perché stiamo affrontando un periodo nel quale le trasformazioni demografiche, l'importanza di pensare e centralizzare le attività sul welfare, sullo sviluppo, sull'innovazione tecnologica ma anche sociale. Insomma, stiamo operando, si sta operando, si cerca di operare in modo tale che la trasformazione digitale sia finalizzata a migliorare un nuovo benessere, ben trattino essere, come diceva il cardinale Martini nel 2000. Il compito della società, dei decisori, di tutti noi e quindi anche dei cittadini, è cercare di dare proprio contributo per valorizzare le quattro grandi novità di questo secolo, direi, e sicuramente di questa fase della nostra vita, e cioè l'impatto tra generazioni, il rapporto, il patto tra generazioni, le fasi della vita, le competenze e le tecnologie. Qual è l'obiettivo? Quello di costruire un futuro migliore. A questo punto rispondo, saltando tutto il resto, alla tua domanda dell'importanza e di quanto può fare oggi per noi il PNRR, il quale, se voi lo avete analizzato, tocca alcuni temi fondamentali. A partire, e mi scuso con Simone perché gli faccio saltare un sacco di slide, a partire dal divario nel digitale. Il divario digitale evidentemente è una cosa che non nasce oggi. Io ricordo il primo progetto fatto in Italia, era nel 1996, e metteva i nonni e i nipoti a confronto, no? Proprio perché i nipoti insegnassero ai nonni. Quindi tutto il tema dell'inclusione digitale, che nasce negli anni 90, non è mai stato affrontato seriamente. E ancora oggi è vero che assistiamo a un cambiamento di abitudini e anche di consumi, però i dati che abbiamo rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto alle donne e rispetto anche ai territori nord e sud, non sono certamente molto incoraggianti. Anche tutto il tema, c'è un tema che magari qualcuno non ha evidenziato. La vera vittoria di questo periodo è stata quella dei device, che hanno aumentato in pochissimi mesi il loro fatturato del 12,7%. E anche le previsioni che riguardano il mio settore, quello del digital learning e dell'e-learning, che erano considerate, state fatte per il 2006, si sono accorciate incredibilmente. Siamo a delle previsioni di un mercato che va intorno ai 375, siamo precisi con i numeri, perché se non me li scrivo non me li ricordo mai, 375 miliardi di dollari. Ora, il grande gap da coprire è davanti agli occhi, e un altro tema sullo quale il PNRR insiste è quello delle tecnologie. Certamente, ma quali tecnologie e per cosa? Per me le tecnologie sono legate, come ho detto prima, all'innovazione tecnologica e all'innovazione sociale, ma se vogliamo analizzarle anche dal punto di vista del PNRR, le tecnologie devono essere viste come fonte, area di investimento per una riflessione ampia e condivisa sul lavoro del futuro, ma anche sul futuro del lavoro. Ma non può esserci soltanto una riflessione sulle tecnologie digitali se non accompagniamo questa riflessione anche al un altro tema che viene trattato da PNRR, e cioè quello delle competenze. E il tema delle competenze a me è molto caro, non soltanto per il mestiere che faccio, ma perché è un tema di nuovo che è stato fonte di studio e ricerca, anche alla quale ho partecipato attivamente, e che poi è stata formalizzata in un libro pubblicato da Franco Angeli per l'ISFOL nel 98. Già allora
e si capiva che l'importanza, che gli investimenti dovevano essere fatti sulle competenze di base, su quelle tecnico-professionali, vedi la slide precedente per quel che riguarda il mondo della tecnologia e di scienza dell'informazione, alla quale dobbiamo aggiungere anche scienze della vita, competenze trasversali e competenze innate, si diceva allora che fossero una serie di competenze tipiche delle donne. Poi si è dimostrato che non è poi così vero. La slide successiva mi permette di fare una riflessione, che è quella delle competenze trasversali necessarie oggi per affrontare il mondo del lavoro. Ma c'è ancora una slide sulla quale voglio attirare la vostra attenzione, che è l'inizio di un seminario che tengo sempre molto volentieri, ed è la riflessione sul rapporto oggi tra il mondo degli automi e il mondo degli umani. In questa slide, grazie anche al contributo della nostra concept writer, che è riuscita in una pagina a scrivere tutto ciò che è l'intelligenza artificiale, vi invito ad osservare le prime tre figurine in alto. Le attività trasversali sono fondamentalmente le macro attività, sono quella del diagnosticare, relazionarsi e affrontare. Ne discendono da una parte e dall'altra tutte le aree di intervento dell'intelligenza artificiale. Dove siamo oggi? Oggi parliamo prevalentemente di machine learning e di deep learning, ma guardate quante altre aree dell'intelligenza artificiale saremmo in grado di capire, comprendere, studiare e utilizzare. Allora, gli automi possono aiutarci in tutte le attività, ormai in tutte le attività che hanno a che fare con la macro attività del diagnosticare, quindi la percezione, la modellazione, il ragionamento. Dall'altra parte anche nel prendere delle decisioni, no? Quindi problem solving, l'azione, il planning, l'apprendere, machine learning. Dove non vedo un'articolazione? Nella relazione. E perché? E lo vediamo nella successiva slide. Lo vediamo perché evidentemente c'è un dato assolutamente incontestabile, che è quello che gli umani hanno il senso comune, il ragionamento, la capacità di apprendere, la capacità di allinearsi ai valori, di riconoscere e combattere gli stereotipi e i pregiudizi, di interpretare e di spiegare. Hanno intuizione e creatività, hanno emozioni. Invece gli automi ci aiutano perché gestiscono grandi quantità di dati, sono in grado di riconoscere dei pattern, hanno una capacità di ragionamento che però è statistico e probabilistico. Quindi oggi il problema non è tanto quello di continuare a esaminare le opportunità e le potenzialità delle tecnologie, ma soprattutto, almeno per quello che riguarda coloro che sono sulla frontiera dell'innovazione tecnologica, il futuro, capire fondamentalmente che cosa potranno fare di noi le macchine. Grazie Gianne, è stata proprio una bella, molto interessante questa tua presentazione, comunque ci conforta perché l'umano rimane ancora di grande importanza. E io passo allora la parola al professor Mencacci. Dai dati dell'indagine è emerso in maniera chiara come l'85% circa delle donne ha sofferto di almeno un disturbo psichico prolungato. Quindi pandemia ha avuto un riflesso molto pesante, ma io vorrei chiederti, concentriamoci un attimo sullo smart working, perché dai dati prima è emerso che il 60% delle donne ha dovuto riorganizzare il proprio lavoro in qualche maniera, no? E questo smart working ha riguardato una bella fetta, ma è tutto positivo? Claudio. Beh, la richiesta è proprio questa, che cosa è successo all'interno di questa tempesta perfetta, perché dovremmo cominciare a chiamarla così, ma soprattutto a chiamare una sindemia, perché siamo di fronte a più patologie pandemiche, non solo sanitarie, ma sociali, economiche, urbanistiche, psicologiche, modelli di vita. E fondamentalmente, se alla domanda, ho visto sia la ricerca di Elma, ho apprezzato molto anche l'impegno del gruppo San Raffaele di tenere presente la
salute mentale e di quanto questa possa essere a tutti gli effetti considerata una vera e propria pandemia emozionale. Pandemia emozionale che si manifesta con prevalenze importanti sia di depressione che di ansia, che di insonnia e angoscia, ma soprattutto che ci dice una cosa. È stato confermato come la presenza di disturbi psichici abbia coinvolto il 58% dei cittadini europei, con una imponente presenza di, soprattutto apposta, disturbi del sonno, ansia e depressione. Ma anche i dati del post-Covid, basta vedere come si sono modificati da novembre 2020, dove uno su cinque dei pazienti nel post-Covid presentava disturbi di insonnia, ansia e depressione, al più recente lavoro comparso sull'Lancet, dove oltre il 30% a tre mesi presentano disturbi di carattere neuropsichiatrico. Le donne e gli adolescenti sono quelli che ne hanno sofferto di più, insieme alla popolazione anziana, perché è stata quella che è stata deprivata, adesso volevo proprio citare la dottoressa Martinengo, è stata privata del cervello sociale, è stata privata di quella che è la base della nostra specie. E anche qui chi ne ha sofferto di più? Ne ha sofferto di più in primo luogo il genere femminile, soprattutto l'area degli studenti, e un dato su tutti: chi ricercava informazione nei media per più di 3 ore al giorno. E questo è un dato sul quale dovremmo riflettere in futuro e tenere presente di quanto questo anno di salute sia stato nero, nero soprattutto per le donne, per le giovani donne che hanno dovuto sopportare l'impatto più duro. Ma la tua richiesta, Francesca, era di andare a valutare in particolare l'impatto dello smart working. Elma ci ha fatto capire i dati positivi e negativi, ma soprattutto il tema era ridisegnare gli spazi tra lavoro e vita privata, l'alterazione degli spazi fisici e psichici, per cui abbiamo avuto sicuramente dei ritorni positivi in termini di produttività, di mobilità, ma hanno ulteriormente spinto il genere femminile ad un ulteriore multitasking. E qui dobbiamo considerare alcuni svantaggi. Questi sono alcuni svantaggi che sono stati segnalati da una survey. Ma mi interessa molto parlare invece del più recente effetto pigiama. C'è una bella frase che viene detta da Faulkner, dice: il passato non è morto, ma non è nemmeno passato. Questo per definire quanto sta accadendo, e dice 14 mesi fa ero esattamente dove sono adesso, nelle stesse condizioni in casa, a lavorare in pigiama, senza sapere quando potrò dismettere le occupazioni, vestirmi, uscire. Fuori c'è una città che mi aspetta. Allora, queste sono delle condizioni importanti del quale dobbiamo tenere conto, dove lo smart working è in grado però di generare del techno stress, delle condizioni ovviamente stress correlate. Ho sentito e ho apprezzato i numeri presentati dalla dottoressa Bottinelli nel post-Covid, ma assenza di interazione sociale, più ansia e stress per il proprio lavoro. E poi vedete quel dato, il 48% ammette di lavorare un'ora in più, che vuol dire che l'iperconnessione va avanti a tutte le ore del giorno, e secondariamente che però è... c'è sempre una grande preoccupazione per la perdita di lavoro. Qual è uno studio che si confronta con quanto detto? Che su un campione di 6.700 persone i più colpiti da sintomi depressivi sono quelli che non potevano uscire di casa per recarsi al lavoro. Chi ha continuato a lavorare ha avuto meno probabilità di sviluppare sintomi depressivi e ansia. E questo credo che sia un'indicazione importante anche sulla costituzione dei ritmi, dei tempi del lavoro in futuro. Cioè quindi di trovare una gradualità e anche delle posizioni
di maggiore equilibrio. Abbiamo di fronte la tempesta perfetta, che non dobbiamo dimenticarcela, siamo completamente dentro un fiume carsico di cui effetti sulla salute mentale li vedremo solamente a distanza di molti mesi, se non di anni, soprattutto riferendomi alle giovani generazioni. Ma abbiamo il grosso peso degli effetti psicologici, abbiamo il peso dei lutti e di tutte le persone che ne sono state coinvolte. I numeri di Emma l'hanno detto chiaro, quante persone direttamente e indirettamente ne sono state colpite. Abbiamo l'aspetto della disoccupazione e dell'impoverimento. Su tutto questa esperienza ci sta dicendo che il futuro sarà nel tracciare la solitudine. Quindi ho molto apprezzato il tema che la dottoressa Martinengo ha portato avanti, perché abbiamo scoperto che fondamentalmente il numero di persone sole, non solo isolate socialmente, ma sole, è altissimo. E se non riusciamo a tracciare questa solitudine, non riusciremo neanche a tracciare una serie di patologie, di gravissimi anche disagi mentali, che sicuramente diventano contagiosi. Vado a concludere. Quindi il tema resilienza sociale e lavorativo è fondamentalmente ciò che ci viene chiesto oggi: una grande flessibilità, una grande adattabilità, ma c'è anche un'esperienza che gli inglesi hanno incominciato a chiamare del MAWIFING. Dobbiamo prestare attenzione non solo nel senso dello scoramento, ma neanche del burnout, ma dobbiamo prestare attenzione a quel lento sfumare di motivazione. Questo è il punto. E su questo credo che buona parte dei nostri interventi a favore del genere femminile, ma più in generale del lavoro, dovranno essere direzionati in questo senso. Grazie. Grazie Claudio. Io mi ricordo che quando è stato fondato l'Osservatorio Onda, quindi ormai 15-16 anni fa, l'OMS dichiarava che entro il 2020 le problematiche di salute mentale sarebbero diventate le più, come dire, impattanti. Beh, e non c'era l'ipotesi di questa pandemia, quindi ci rendiamo conto da adesso in poi, no? Quale sarà l'impatto? Ma il primo impatto lo vede la medicina generale. Quindi io con piacere do la parola al dottor Brignoli. Voi siete stati in prima fila, in alcune regioni meno, in altre di più, non certo causa vostra, ma state facendo anche un enorme sforzo adesso anche per quanto riguarda il piano vaccinale. Sappiamo che tante donne hanno rinunciato agli screening e li hanno posposti. Ecco, io a te volevo chiedere cosa ti aspetti dalla ripresa, perché l'ingegner Bottinelli a me ha molto colpito, no? Quando ha parlato di nel suo campione di donne post-Covid, quanto è elevata, no? La quota della cronicità, che poi è quella che prendete in carico voi. Ovidio. Dottor Brignoli dovrebbe attivare il microfono. Ah, chiedo scusa, non avevo acceso l'audio. Stavo dicendo che sono stato molto impressionato da tutte e tre le relazioni per aspetti diversi. Io non ho slide, ma ho comunque ho numeri abbastanza importanti, perché sono i numeri che si riferiscono alla lavoro dalla medicina generale italiana, poi vi darò anche qualche numero del mio studio, dove siamo in 5 medici, perché questi intanto danno una dimensione che è un po' diversa da quello che viene quotidianamente riportata sui giornali. Noi stiamo parlando, mi riferisco al dato della mia provincia. Ieri uno dei giornali della mia provincia riportava un dato di 100.804 pazienti positivi. Sono i pazienti che hanno avuto una diagnosi da tampone. In realtà la medicina generale credo che abbia visto almeno 70% in più di persone con sintomi da Covid e che non hanno avuto la possibilità di ricevere una diagnosi da tampone. Riporto l'esempio all'interno della dimensione del mio studio.
Io sono un vecchio medico, sono massimalista, ho 1560 assistiti e nel mio paese, Capriolo, 10.000 abitanti, quindi i rapporti si fanno anche abbastanza facilmente perché i numeri sono precisi, sono esatti. E sempre il giornale, per giornale intendo i dati ufficiali del Ministero, riporta 603 malati infettati da Covid. Ecco, io da solo ne ho registrati 241, di cui 138 maschi e 103 femmine. Quindi questo per darvi un'idea di quale sia la distanza tra l'aspetto ufficiale delle cifre e quello di persone che sta sul campo e vede la malattia con gli occhi del territorio, della realtà quotidiana. Devo dire anche che dentro la popolazione mia personale ci sono stati 8 morti, 7 maschi e una sola femmina. 7 maschi e una sola femmina. E ve lo do perché, visto che il tema oggi è un po' incentrato sulle donne, è molto curioso questo, perché le donne siano più resistenti. Io e il professor Mencacci lo sappiamo da lungo tempo, ma questi sono dati che ci confermano in maniera molto evidente, perché poi credo anche nelle cifre che abbiamo a livello nazionale si ripetono un po' allo stesso modo. Che cosa è successo e che cosa succederà? Che cosa è successo ve lo dico sempre con numeri. Io sono passato, anzi la medicina generale italiana è passata da una media di 8,8 accessi per paziente anno, quindi per favore moltiplicate 1500 persone per 8,8, viene una roba tipo 13-14 mila accessi. Nel 2020 col Covid siamo andati a 2,2, cioè il mio studio è diventato un deserto. Io ho visto 3.000 volte, ho avuto accessi per 3.000 volte con le persone rispetto ai 15.000 dell'anno precedente. Questo si sta prolungando anche con l'inizio dell'anno nuovo, siamo a aprile dell'anno nuovo, quindi c'è stata una totale caduta di rapporti fisici, visivi, di contatto tra la medicina generale e le persone. E naturalmente quando parlo di persone non parlo solo di persone con il Covid, ma parlo di quei cronici che diventeranno, perché dobbiamo parlare delle prospettive future e voi l'avete tracciato in altri modi, noi ci stiamo cominciando a preoccupare perché nella mia provincia ci sono 253.000 visite specialistiche abbandonate, non fatte. Quindi ci aspettiamo che il tema della cronicità dimenticata compaia pesantemente in termini di nuove patologie o riacutizzazioni delle vecchie o nuove patologie. Cosa significa nuove patologie? Patologie come per esempio le patologie neoplastiche, che sono rimaste 6, 7, 8, 10 mesi latenti perché le persone hanno avuto la possibilità di farsi visitare e che quando compaiono, compaiono con una forma, con una virulenza, con una cattiveria, con una manifestazione sintomatologica per cui è troppo tardi molto spesso poter intervenire efficacemente. Confermo il dato, in questo periodo, cito anche questo, la parte del leone l'hanno fatta i rapporti non fisici, cioè quelli mediati dal telefono prevalente. Noi abbiamo raddoppiato il numero delle telefonate giornaliere, dai siti soliti, Facebook, WhatsApp, abbiamo i telefoni invasi di tentativi di comunicazione dei pazienti con la medicina generale, non solo legati al messaggio, ma molto spesso anche al passaggio di immagini che riportavano esami di laboratorio, esami diagnostici, tipo radiologia, diagnostica per immagini, fino a fotografie di, per esempio, problemi fisici. Quindi è completamente cambiato la modalità di rapporto, che è stata sostituita da questa messaggistica e da questa relazione che personalmente, e credo a molti della medicina generale, ci ha disorientato, perché noi siamo abituati ancora al rapporto di contatto con le persone, cioè siamo ancora quelli che toccano, quelli che parlano da vicino, quelli che guardano negli occhi. E devo dire che la parte di telemedicina ci ha un po' supportato, ma insisto che non è la stessa cosa.
Da ultimo segnalo anche da noi e con una visione un po' più estesa in senso di popolazione, abbiamo la ricomparsa di una serie di manifestazioni in ambito psichico, dall'insonnia all'ansia, al disturbo post-traumatico da stress, ma che invade non solo la popolazione degli adulti, ma anche la popolazione dei bambini. Cioè noi abbiamo madri che ci portano e che ci parlano di figli con grossi disagi. Io non entro nell'ambito della scuola o di quant'altro, le relazioni, ma da medico raccolgo e riferisco quello che vedo. Che problemi, visto che la domanda era questa, mi aspetto e che possibili idee di soluzioni io ho? Beh, certamente mi aspetto il problema del long COVID. Chi come me ha visto da febbraio del 2020 malati di COVID e ne ha ancora qualcuno che sta lamentando a distanza di 17-18 mesi disturbi non ben riferibili o non ben identificabili, parestesie, difficoltà a riprendere da un punto di vista fisico, nel senso dell'astenia, debolezza, addirittura quasi un rallentamento mentale qualche volta. E sto parlando di 17 mesi, 18 mesi dalla comparsa dell'evento, credo dovrà interrogarsi su che cosa significa il post-COVID e dovrà in qualche modo affrontarlo, non so con quali terapie, ma certamente sicuramente con un rapporto relazionale, questo senz'altro. Il secondo aspetto, il tema dei cronici, che mi preoccupa tantissimo, perché cronicità per un medico di medicina generale significa metà della popolazione che il medico di medicina generale ha in carico. Cioè fatti 1.500 i miei assistiti, significa che 700 di questi hanno una o più cronicità e quelli che hanno più cronicità, cioè i multimorbidi, sono una quota preponderante della cronicità, cioè circa l'80%. Quindi quello che vorrei proporre è che quando ci sarà uno spiraglio di luce rispetto alla gestione ospedaliera e specialistica, la medicina generale abbia il coraggio e trovi gli strumenti per identificare tra i cronici quelli che hanno la prima necessità di essere rivisitati, perché sennò andremo incontro a una sindrome da post-COVID sulla cronicità molto impressionante e devastante in termini di salute, in termini di costi, in termini di benessere complessivo. Grazie Ovidio. Beh, è un quadro drammatico, direi. Però mi attacco a una tua frase, spiraglio di luce. Diciamo che con queste parole che io vorrei dare la parola alla dottoressa Ripamonti. Elena, cerchiamo di lanciare una nota di positività, no? In tutto questo quadro un po' devastante. Come interpreti tu i dati dell'indagine che abbiamo svolto? Cosa abbiamo imparato da questo periodo complesso? Perché c'è un qualcosa di positivo, no? Che è emerso dai dati. Sì, infatti vi riprendo alcuni dati per ricommentarli, magari cercando di dare un'interpretazione anche positiva, una chiusura positiva. Allora, quello che mi ha colpito dell'indagine è sicuramente il modo in cui è riuscita molto bene a rappresentare questa tempesta perfetta, perché ci ha fatto vedere un po' l'impatto della pandemia sotto tutti i punti di vista della vita delle persone, quindi la vita lavorativa, che è stato il nostro punto di partenza, perché vogliamo fare questa indagine per celebrare il primo maggio delle donne lavoratrici, ma abbiamo visto anche i riflessi sulla vita emotiva e sociale di queste donne. È riuscita molto bene, quindi l'indagine, a ricostruire questa tempesta perfetta. In particolare quello che mi ha colpito è sicuramente questo ritorno di quello che si sente dire, comunque commentare sui giornali, dai media, insomma questa Italia un po' spaccata in due, perché questo comunque è anche un tema di giustizia sociale, no? Quindi vi faccio vedere questa slide che io ritengo molto forte. Quindi la domanda era: ha incontrato difficoltà economiche a causa dell'emergenza da maggio 2020 ad oggi? Questa è la percentuale di donne divisa per il loro settore, di donne lavoratrici divisa per il loro settore di impiego, che ha risposto sì, molto moltissimo. Allora, se guardiamo la media nazionale è un 39%, quindi una donna su tre ha avuto difficoltà
economiche importanti. Ma c'è una differenza enorme tra le categorie, quindi le donne, le lavoratrici del turismo, della ristorazione, dello sport e del commercio a dettaglio, come sappiamo, sono state molto più colpite rispetto a tutte le altre. Se guardiamo solo la categoria dello sport, arriviamo a un 92%. Quindi questa un po' divisione o questo abbattersi dell'epidemia da un punto di vista del lavoro e dell'economia in una maniera ingiusta quasi, no? Queste differenze sociali che si sono create molto forti. Quindi questo mi ha sorpreso, insomma, che l'indagine sia riuscita a riflettere molto bene anche questa situazione. Però abbiamo visto nel dettaglio, insomma, tutti gli aspetti negativi, li commentiamo, li sentiamo commentare ogni giorno. Quindi proviamo a concludere questo giro di interventi con uno sguardo ottimista. Un sguardo ottimista di una... Lo sguardo ottimista di una scienziata come Rita Levi-Montalcini, che ho scritto anche recentemente in un post, mi sarebbe veramente piaciuto sentire un suo commento sulla pandemia. Credo che avrebbe dato un commento di una lucidità che a noi sicuramente manca. Però riprendendo da questa sua frase, forse io sono innata ottimista, ma penso che ci sia sempre qualcosa che ci salva. Ci sta molto bene oggi. Che cosa ci salva? La scienza ci salva donandoci i vaccini, e questo è indubbio. Però siamo qui per parlare appunto del lavoro. Io credo che in questo caso sia stata proprio la tecnologia a salvarci, a salvare almeno tutta quella parte del mondo del lavoro che ha potuto utilizzarla per poter far fronte alle difficoltà. Vediamo alcuni dati anche qui. Vedete come si è completamente stravolta, no? La situazione. Alla domanda, questo periodo ha insegnato un nuovo modo di lavorare da cui imparare per il futuro, la situazione è ben diversa dalla slide che avevamo visto prima, quindi sono le categorie della sanità, questo è molto interessante, dell'istruzione, dei servizi che hanno maggiormente favorito di questo aspetto, di questa capacità di entrare in un modello nuovo di lavoro. L'aver imparato ad usare nuove tecnologie, nuovi strumenti di lavoro è di nuovo qualcosa che caratterizza più questi settori, e in modo straordinario il settore dell'istruzione, che sicuramente potrà farne tesoro per il futuro. Alla domanda, ugualmente, in questo periodo la tecnologia si è rivelata fondamentale per poter continuare a lavorare efficacemente, vedete che al di là delle differenze tra i settori di lavoro, qui cresce l'adesione a questa affermazione. Siamo quasi tutti d'accordo, chi più chi meno, anche chi non ne ha potuto effettivamente beneficiare in prima persona, siamo tutti d'accordo che la tecnologia ci ha permesso di salvare il lavoro in gran parte. Anche per chi apparteneva a quei settori più penalizzati, quindi ci immaginiamo, insomma, tutti gli insegnanti di yoga o di training che hanno attivato lo Zoom, insomma, è davvero chi è riuscito tramite le pagine Facebook a magari organizzare il delivery del proprio ristorante. La tecnologia ha salvato il mondo del lavoro. E mi piaceva concludere con la nostra esperienza personale. Anche noi siamo un'azienda che ha, tra l'altro, il 75% delle lavoratrici donne, e che ha visto da marzo 2020 ha subito un trauma. Quindi il 50% del nostro fatturato proviene da progetti, quelli che noi nelle ricerche di mercato definiamo qualitativi, che da un giorno con l'altro non erano più realizzabili. Quindi parlo di focus group, workshop, advisory board, che noi tendiamo a fare sempre con metodologie innovative, che richiedono comunque la presenza, la condivisione, lo stimolo della creatività, no? A tutti attorno a un tavolo, spesso per utilizzare, vedete, l'ego. Noi avevamo appena certificato molti moderatori per la tecnica dell'ego serious play, che richiede che le persone giochino nella stessa stanza con il l'ego e condividano, no, nella stessa stanza i propri percorsi conoscitivi.
Tutto questo da un momento all'altro non era più possibile. Come abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto con quella che io dico essere la resilienza creativa, cioè tanta resilienza creativa, ma grazie alla tecnologia è stato possibile trovare, non cambiare il nostro lavoro, ma trovare il modo per fare la stessa cosa, quindi gli stessi focus group, le stesse tecniche creative, addirittura il Lego Serious Play, farlo in una maniera diversa, e lo abbiamo potuto fare grazie alla tecnologia, oltre che sinceramente, sicuramente anche a uno spirito e una voglia di comunque di resistere, di andare avanti. Bello, grazie Elena. Prego. Belle parole, un po' di ottimismo, no? Di resilienza, di... Io mi sembra che veramente siano stati interventi tutti molto, molto interessanti. Vorrei chiudere questa conferenza stampa con un breve giro di domande a risposta, diciamo, secca, perché purtroppo il tempo non ce lo consente. E partirei da te, Elena. Ma alla luce anche di quello che hai detto, quando sarà tutto finito, ma torneremo come prima? Allora, io prima di tutto spero che torneremo senza pigiama, no? perché questa è una cosa che sento molto forte anche insomma, all'interno della nostra azienda, questa difficoltà a tornare nei luoghi di lavoro, perché ci lamentiamo dello stare a casa, ma questo effetto capanna, come ho sentito chiamare, effetto pigiama, è molto forte. Quindi sicuramente dovremmo aiutare le persone ad uscire, a togliere il pigiama, uscire dalla capanna, a rientrare nel luogo di lavoro. Facendolo però magari in maniera diversa, con un'integrazione tra lo smart working e il lavoro in presenza che salvi gli effetti positivi che lo smart working ha comunque avuto. Quindi abbiamo avuto una straordinaria opportunità di testare un modo nuovo, adesso dobbiamo trovare una via di mezzo che realmente aumenti la nostra qualità di vita, perché io ricordo prima si prendeva un aereo per fare una riunione di un'ora. Io spero che il superfluo ce lo siamo lasciati alle spalle, che perché abbasseremo veramente il nostro livello di stress lavorativo molto molto pesantemente. Grazie Elena. Ovidio, a te. Ma torneremo dal tuo punto di vista di medico di medicina generale? Io spero di no, che non torniamo come prima, perché il Covid ci ha insegnato a lavorare insieme e quindi credo che l'idea di poter lavorare insieme tra operatori sanitari, ma non solo medici, operatori sanitari, rimanga come elemento nuovo della professione. E poi sono perfettamente d'accordo con Elena Ripamonti, cioè alcune cose che prima non abbiamo mai visto, per esempio la burocrazia sparire, nel fare per esempio le ricette, prima non potevamo spedirle, c'era il garante che ci diceva oddio, aiuto, adesso tutto è diventato molto più semplice. E da ultimo l'aspetto di telemedicina, quindi l'introduzione di elementi che semplificano, integrano e semplificano il lavoro del medico, spero rimanga, quindi speriamo di non tornare come prima, di essere nuovi e allineati a nuove esigenze che sono essenziali, più utili e credo più facilitanti nel rapporto tra paziente e medico. Interessante il tema della burocrazia anche, no? Che si è un po' snellita, anche che ha facilitato il lavoro. Claudio, ma dal tuo punto di vista, effetto pigiama, effetto capanna, ma torneranno le relazioni sociali, questo uscire, questo vedersi, questo abbracciarsi anche, che c'era un tempo anche senza conoscersi, no? Era così. E forse qualcosa rimarrà, no? Una selezione più anche nei rapporti umani? No, non ti si sente. Quello che mi aspetto è che si faccia tesoro della vulnerabilità e della fragilità che abbiamo sperimentato. Beh, se questo passaggio, di questo evento, non ne prendiamo consapevolezza e non lo trasformiamo in un momento di apprendimento, cioè quindi viene a mancare completamente qualunque possibilità di ridisegnare il futuro e soprattutto di far sì che
ci si possa programmare anche per tempi più lunghi. Noi eravamo abituati a consumare tutto praticamente in condizioni di istantaneità. È stato restituito un tempo, un eccesso di tempo, o meglio una sottrazione di tempo. L'insegnamento che ne verrà fuori è che la socialità non sarà più così iperconnessa. Non credo che tornerà la stessa voglia, proprio anche perché l'effetto tappo di champagne può avere un effetto a tempi brevi, ma sicuramente un ridisegnare quelle che sono le relazioni sociali anche su altri valori. Grazie. E Gianna, a te, si riuscirà ad arrivare ad un equilibrio anche in termini professionali, no? Giustamente una parte di smart working, una parte in presenza. Sono d'accordissimo con quello che diceva Elena. Talvolta ci si spostava per andare a Roma o altrove per un'ora di riunione, ma era quella l'occasione poi per andare magari anche a farsi un giro, perché no? E invece si è molto più concentrati e si perde meno tempo. Ma due osservazioni. Intanto la prima è che abbiamo capito che attraverso le tecnologie di cui abbiamo ormai grande abbondanza riusciremo a migliorare la nostra comunicazione, ma avremo anche fatto un passo avanti se dalla comunicazione arriveremo alla condivisione della conoscenza, perché si è fatta molta comunicazione, ma la differenza tra informazione e conoscenza è ancora molto molto da approfondire. Penso che un'altra cosa che abbiamo capito tutti è che in questo paese non possiamo fare soltanto ricerca applicata, ben vengano le aziende che lo fanno, ma dobbiamo anche investire in ricerca di base che deve essere libera e pubblica. L'altro aspetto su quale io sto parecchio riflettendo è che grazie proprio a questo periodo di contactless è che sto riflettendo sui comportamenti dei media, ma anche delle aziende e delle istituzioni. Io credo che ci siano lampanti esempi di scelte solidali, come anche di opportunismo il peggiore, però credo che sia necessario tutti insieme cercare di ricostruire un'etica condivisa. Perché essere etici, dal mio punto di vista, non aumenta soltanto il benessere personale, ma rende tutto, anche il business, più efficace. Io credo che bisogna ristabilire tutti insieme un contratto di fiducia tra le persone, le organizzazioni, le istituzioni, perché senza fiducia io credo che la società moderna, che è sempre più sociale, possa soffocare. Allora concludo dicendo che nuove sfide ci aspettano, anche etiche, dalle nuove tecnologie, dallo scenario delle emerging technologies che io ho la fortuna di affrontare da ormai 30 anni. Ci aprono straordinari scenari, però attenzione, noi non possiamo delegare agli automi la nostra responsabilità di essere umani. Questo è il punto, secondo me, fondamentale per ricostruire una reale fiducia in questo paese. Grazie Gianna. E chiudiamo quindi con l'ingegner Bottinelli. E dal suo punto di vista, torneremo come prima? Anch'io mi auguro che torneremo meglio di prima. Credo che abbiamo imparato due cose importantissime. Una è già stata accennata ed è quella dell'aver imparato a lavorare insieme. I medici, ma tutto il personale sanitario si è messo in gioco, si è messo in discussione per affrontare insieme la pandemia, e questo ci porta a un reale valore, perché ormai è indispensabile che l'approccio al paziente sia multidisciplinare, quindi lo si veda da diversi aspetti. L'altro tema, secondo me, riguarda anche come è cambiato il paziente. Io credo che il paziente sia cresciuto e abbia più cura di se stesso, e questo ci porta a una maggior consapevolezza da parte sua, che ci consentirà quindi in prospettiva sia di beneficiare dal punto di vista della tecnologia, quindi di eventuali monitoraggi anche portati a casa del paziente, ci possiamo aspettare un paziente più rispondente alle esigenze, e dall'altra anche magari un paziente più attento a seguire le indicazioni e le terapie che il medico dà, e quindi avere magari anche qui un miglioramento dei risultati. Bene,
Grazie. Io credo che a questo punto possiamo chiudere. Abbiamo avuto un po' di richieste dagli utenti collegati, se hanno giudicato, come dire, questa conferenza stampa interessante, si chiedono dove sarà possibile, se è possibile rivedere la registrazione, se è possibile vedere i dati. Allora sul sito di Fondazione Onda è stata inserita, sarà inserita a breve la sintesi della ricerca, ma io poi vi invito tutti coloro che ci stanno seguendo a seguirci sui canali social, perché da qui fino al 15 maggio usciremo con dei post con altri dati della ricerca, no? Con delle analisi più particolareggiate. Per cui io vi ringrazio e speriamo ci siano altre occasioni, no, di confronto. A presto, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Vieni.